workout, ultimo workout della prima settimana di Back to Work 3, il programma 100% gratuito, l'unico programma in Italia 100% gratuito disponibile qui su YouTube, sul canale di My Personal Workout, il mio secondo canale. Ovviamente se siete capitati su questo video vi ricordo che ci sono già altri due workout che appunto fanno riferimento al primo e al secondo giorno, quindi se state iniziando adesso vi consiglio di iniziare da quei workout che appunto per seguire la programmazione, altrimenti siamo qui pronti per affrontare il nostro ultimo workout della settimana. Anche oggi andremo a lavorare principalmente core, ma oggi con una piccola qualcosina in più, perché oggi faremo un po' di cardio HIIT, quindi il nostro amato interval training. Andremo a lavorare per un primo circuito da 3 minuti, perché andiamo a fare 3 esercizi che ripetiamo per un minuto come riscaldamento, e poi esattamente come l'altro giorno abbiamo 4 blocchi, quindi 4 circuiti con 45 secondi di lavoro e 15 secondi di pausa, e andremo a vedere un po' di esercizi appunto per lavorare non solo il core e tutta la fascia addominale, ma anche il nostro cardio. Come sempre io ho qui il mio timer, ho lì la tabella con tutti gli esercizi, questa volta ho la mia borraccia, quindi siamo pronti, iniziamo subito, do il via al mio timer. Come sempre abbiamo i primi 10 secondi di preparazione. Partiamo con un passo che ormai conoscete, sono certa, il passo dell'orso. Pronti, via, andiamo a fare passo dell'orso, ma questa volta 1, 2, 3, 4 mountain climber e torniamo. Quindi passo dell'orso, mi avvicino verso il basso, cammino, 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 1, 2, 3, 4 e torno indietro. Abbiamo un minuto di tempo, non stiamo lavorando per numero di ripetizioni, ma come tempo, quindi siamo a 30 secondi e passa, 1, 2, 3, 4, ci stiamo solo riscaldando, qui stiamo riscaldando un po' tutto il corpo, 1, 2, 3, 4, ok, facciamo l'ultimo e poi passiamo al secondo esercizio. Ok, prossimo esercizio, andiamo a fare un half burpees con cane a testa in giù, quindi ci mettiamo in questa posizione, andiamo in plank, cane a testa in giù e torniamo, ok? Cane e torniamo, ancora, cane e torniamo su, giù, cane e torniamo, ancora, cane e torniamo, mi sto per ammazzare, forza, half burpees, cane a testa in giù, torno su con un salto, cane, torno su, facciamo gli ultimi, cane e torno su. Perfetto, andiamo giù e un minuto di sit up. Teniamo le gambe allungate a terra e iniziamo a mettere il nostro focus sugli addominali. Ricordatevi però, come vi dico sempre, che gli addominali non si lavorano soltanto con i crunch, ma con tantissimi altri esercizi che necessitano di stabilizzazione, respiro, equilibrio e concentrazione. Bisogna sempre attivare l'addome, e questo ci permette di avere un addome forte e definito. Forza! Diamoci una piccola spinta. Facciamo l'ultimo. E ok, perfetto. Primi 3 minuti di riscaldamento andato. Secondo me possiamo andare, possiamo cominciare con il vero e proprio allenamento. Come vi ho detto, abbiamo quindi 4 blocchi, sono 4 circuiti
composti da 5 esercizi tra un circuito e l'altro. Avremo un minuto di pausa che ci permetterà di bere e di riprendere un attimo il fiato. Alla fine di questi 4 circuiti avremo terminato il workout. Come sempre, occhio a quello che vi dico, abbiamo comunque 15 secondi di riposo tra un esercizio e l'altro che mi permetterà di spiegarvi quello che è l'esercizio. Direi di partire subito. Iniziamo con il primo circuito. Il primo esercizio di questo circuito non è altro che un affondo jump, in realtà molto facile. Aggiungiamo però, via, clap mani. Iniziamo piano piano, riscaldiamo. Forza, ci stiamo solo riscaldando. 45 secondi. Forza. Ancora. Stiamo scaldando bene le spalle e attivando un po' il cardio. Forza. Ancora 5 secondi. One. Ok. Pausa. Abbassiamo un po' questo volume, mi sembra esagerato. Plank, shoulder tap and tap caviglia. Quindi andiamo in posizione plank. 3, 2, 1. Via. Shoulder. Shoulder. Caviglia. Caviglia. Quindi tocco. Tocco. Tocco la caviglia. Tocco la caviglia. Ancora. Tocco. Tocco. Tocco la caviglia. Tocco la caviglia, tocco, tocco, ancora, caviglia, caviglia, bene con questo addome, spalla, spalla, caviglia, caviglia, ancora, spalla, spalla, caviglia, caviglia, e stop. Perfetto, prossimo esercizio, ci mettiamo su un'estremità del tappetino, in posizione mezzo squat, faremo un walk avanti e jump. Seguite me. 2, 1, via. 1, 2, 3, 4, jump e torno indietro. Ancora. Jump. Mettiamo il jump anche dietro. 1, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jump. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Forza. 1, 2, 3. E stop. Andiamo giù. Andiamo con un reverse crunch bicicletta, l'abbiamo fatto l'altro giorno. Forse il primo circuito sarà terminato. Non è vero, abbiamo un altro esercizio dopo. Quindi, questa è la posizione. Biciclettiamo, forza! Buttiamo fuori l'aria. Non sottovalutate questi esercizi, perché con la respirazione giusta potrete sentire i vostri addominali andare a fuoco. Quindi buttiamo fuori l'aria. L'ombelico vedrete che schiaccia verso la colonna vertebrale. Il fondo schiena è ben ancorato a terra. E da qui posso spingermi più lontano anche con le gambe. Quindi stenderle un po' di più. Ok, forza, gli ultimi secondi. Ok. Ultimo esercizio facilissimo di questo primo blocco. Skip, ginocchia alte. Come sta andando? Come sempre voglio i vostri cuori e i vostri fuochi. Via! Nei commenti. Forza! Dai che poi abbiamo un minuto di pausa. Forza, 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 ancora, ancora. Vai, vai, non mollare. Non so voi, ma io ho ancora i DOMS dell'altro allenamento, dell'altro giorno.
forza, forza, forza ancora. Solleva queste ginocchia, dai, dai, dai. Io che mi automotivo e quindi motivo tutte voi. Dai, dai, dai. 10 secondi. Ancora. E stop. Perfetto. 15 secondi ancora di pausa del circuito e poi avremo un minuto di pausa. Intanto possiamo cominciare a bere un po'. Ok, partito il minuto di pausa. Allora, prossimo blocco avremo sit up. L'abbiamo fatto prima con una piccola variante molto facile, vedrete. Plank commando, dai, l'abbiamo fatto un sacco di volte, lo conoscete. Russian twist, ma con il pugno, ok? Poi avremo, quanto ci è piaciuto l'altra volta, calcio, twist, anziché tre, ne facciamo solo uno. E poi side plank, rotation, madonna che inglese, ragnoni. Rotazione, facciamo che lo facciamo in italiano. Plank laterale con rotazione, ok? Allora andiamo giù, sit up, stendiamo bene i piedi, li allarghiamo un po' e andremo a toccare con la mano, via! Con la mano sinistra tocco la caviglia destra tocco la caviglia sinistra. Guarda le mani come mi aiutano senza però darmi troppo slancio. Cerco di stendere bene, toccare la punta dei piedi o la caviglia. Scendo sempre un po' lentamente, perché è qui che si lavora bene l'addome. Quindi quando scendo, vertebra dopo vertebra, ultimo, ok. Prossimo, plank commando, ci mettiamo in questa posizione e aspettiamo i 15 secondi di pausa. Posizione plank, forza, via, commando. Prima scendo col destro e salgo col destro, scendo col sinistro e salgo col sinistro. Qui è molto importante, bacino in retroversione. Quindi faccio proprio così, stringo bene i glutei, le spalle sono leggermente in cifosi, quindi la posizione è questa, da qui se stringete bene le chiappe vedrete che manterrete una posizione molto più stabile. Ancora, 2-1, stop. Perfetto, prossimo, andiamo di Russian twist, quindi andiamo in questa posizione, possiamo decidere se appoggiare i piedi a terra oppure no, pugno di qua, 1, 2, 3, 4, se volete, ok, altrimenti talloni a terra, 1, stendo bene le braccia, mantengo la difesa alta, quindi i pugni devono nascondere le guance. Se vedete la rotazione che faccio, questa rotazione mi va a lavorare appunto i fianchi e l'addome. Forza! Ok, andiamo su, questo sarà l'esercizio preferito della stagione, ve lo dico, calcetto twist, ci siamo? Vogliamo fare l'international, diciamo kick, forza, kick, twist, vedete come tengo sempre la guardia? Dai, forza, tenete il ritmo. Il ritmo, guardate un punto
fisso davanti a voi per mantenere l'equilibrio. Forza! 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 Le mani così non sono qui per bellezza, ma perché vi permettono di mantenere bene la posizione e l'equilibrio. Facciamo l'ultimo? Ok, torniamo giù. Abbiamo l'ultimo esercizio, quindi plank laterale con la rotazione completa. Quindi ci mettiamo in plank intanto. 3, 2, 1, via. Da qui ruoto, ruoto, ruoto e passo all'altra mano. E quindi dall'altro lato, sempre mantenendo bene il busto alto. Mi raccomando, non fate questo. Quindi busto alto, ruoto e torno su. Quando mi sono stabilizzata, ricomincio. Anche qui addome sempre ben attivo. Forza. Ancora. Qualche secondo. Ancora. Ok. Perfetto. Secondo blocco andato. Ma che figata allenarsi così con i blocchi, perché fai un bel lavoro ma non te ne accorgi, cioè siamo già a metà. Praticamente, cioè, sto morendo ma mi sto divertendo un botto. Spero anche voi, scrivetemelo nei commenti se anche per voi sta passando questo allenamento velocissimo. Ok, ci siamo, prossimo, ve lo racconto. Abbiamo skater, skip, quindi da qui, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 sarà il prossimo esercizio, poi avremo un reverse plank, ve lo faccio vedere poi, avremo poi uno squat commando più i nostri due pugnetti, perché a fine anno saremo in grado di difenderci. Poi bear plank, questo l'abbiamo visto al primo allenamento, è un bel jumping jack, ok? Quindi ci mettiamo a un'estremità del nostro tappetino, iniziamo con lo skater, 5, 4, 2, 1, quindi andiamo, 1, 2, 1, 2, 3, 4, forza, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, aiutatevi con le braccia. Più avrete in movimento più parti del corpo, avrete in movimento più calorie andremo a bruciare. Forza. Anche qui addome ben attivo. 1, 2 e stop. Andiamo giù. Reverse plank. Quindi conosciamo tutti il plank, ma non conosciamo il reverse plank. Quindi da qui semplicemente vado su, stendo, stringo bene i glutei e faccio questo. Se diventa difficile, stringo bene questi glutei, quindi quando siete su, come quando facciamo il ponte, su, stringo i glutei e faccio questo. Stringi, stringi, non ti affossare, rimani su. Ancora. Due. E stop. Perfetto. Squat commando. Quindi, esattamente come il plank commando, per lo squat commando andremo giù, destra e sinistra risaliamo e poi uno, due e poi torniamo giù. Via. Uno, uno, due, 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 uno, uno, due, due, sinistra, uno, uno, due, due, sinistra, uno, due, destra,
Pugno, pugno, guarda alto sempre, destra ancora. Pugno, pugno, sinistra. Pugno, pugno, sinistra. Pugno, pugno, destra. Pugno, pugno e stop. Perfetto. Bear plank, ve lo ricordate? L'abbiamo fatto durante il primo giorno. Allora, ci mettiamo in questa posizione. Puntiamo bene i piedi a terra. Al mio via, solleviamo e da qui stendo, stendo, torno, torno. Stendo, stendo, torno, torno. Stendo, stendo, torno, torno. Mi raccomando, non voglio vedervi qui così. Voglio bene l'addome contratto, l'ombelico che spinge verso la colonna vertebrale. Giù, giù, su, su, dietro, dietro, avanti, avanti. Se fanno male le spalle, potete rimanere qui, fare solo questo. Cioè, se fa male tutto in realtà. Altrimenti, uno, uno, due, due, uno, uno, due. Ok, perfetto. Ora abbiamo l'ultimo, facilissimo, semplicissimo, jumping jack, ok? Ok, facciamo, vediamo Jack che saltella. Vogliamo saltellare come Jack? Via, saltelliamo come Jack. Io intanto sto gocciolando letteralmente. Forza, 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 ancora, ancora. Ah, ok, ci sono. Oh, il sudore negli occhi che col mascara punge, pizzica. Ce la faccio, ce la faccio. Ancora, ancora. Ancora 5 secondi. E stop. Perfetto. Allora, 15 secondi per la fine del circuito e poi un minuto di pausa. Stanno passando velocissimi questi minuti. Super. E stiamo lavorando, perché fidatevi. Ok. Ci siamo. Prossimo circuito. Ve lo spiego anche qui. Faremo due side crunch, quindi crunch laterali. Vuol dire che ci metteremo a terra e andremo soltanto con il busto a fare un vero e proprio crunch, ma focalizzandoci prima solo sulla parte destra e poi solo sulla parte sinistra. Dopodiché faremo un plank con transizione a cane a testa in giù, l'abbiamo fatto una miriade di volte, crunch, touch caviglia, facilissimo, e poi uno skip per terminare in bellezza. Andiamo giù, che manca poco. Quindi posso stendere da qui, semplicemente uno, due, tre. Quindi sono leggermente sul fianco, non troppo, e faccio questo. Ok, vai. Butto fuori, mi raccomando. Butto fuori l'aria, vai, vai, vai. Faccio un grande respiro e butto fuori, cerco di sollevare il busto quanto più posso, vai. E stop. Mi giro dall'altro lato. Forza, forza, forza. Quindi la gamba che è più vicina al pavimento rimane a terra. L'altra gamba è piegata. Questa è dietro la nuca e da qui uno, due, tre, forza, quattro, vai, cinque, ancora, sei. Come vedete faccio movimenti lenti perché non mi interessa essere
veloce, mi interessa fare bene l'esercizio. Stendo l'addome e si contrae. Stendo l'addome e si contrae. Stendo l'addome e si contrae. Forza, brave! Ultimo. Ok, perfetto. Mi metto in posizione plank e questa volta in maniera molto semplice, ma sempre super super contratte e concentrate. Andiamo via plank, da qui semplicemente vado indietro, stiro 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 bene la schiena e torno, torno indietro, plank, butto fuori l'aria, inspiro, butto fuori tutto, inspiro, butto fuori tutto. Quest'ultimo circuito è un po' più rilassante. Sentite che butto fuori proprio tutta l'aria. Non lascio niente. Ok, crunch, caviglie, touch. Quindi da qui mi metto sulla schiena, sollevo le gambe, vado con le mani dietro la nuca e nel momento in cui, via, faccio il crunch, tocco, 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 tocco. Vedrete che per poter toccare la caviglia dovrete sollevare un po' di più il busto e sarà importantissimo buttare fuori tutta l'aria. Inspiro, butto fuori. Inspiro, butto fuori. Ancora. Ancora, forza, forza. Due, uno, ok. Ultimo esercizio, ci siete? L'ultimo, abbiamo lo skip, diamo il massimo. Guardate gli addominali come sono stra contratti. Tre, due, uno. Via, è l'ultimo. Forza, 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 forza. Forza, non mollare. Abbiamo quasi finito. Non mollare, proprio adesso tengo d'occhio. Solleviamo queste ginocchia. Ancora. Addome contratto, forza, veloci, diamo il massimo, ancora e stop. Bravissimi e bravissime per aver portato a termine questo workout. Come sempre un like se state guardando questo video da YouTube. Iscrivetevi al canale e noi ci rivediamo qui per la seconda settimana di Back to Work 3. Un bacio a tutti, ciao ciao!